odioso. Apro la porta al tempo. I tarocchi svelati, eccoci ritrovati, fa anche rima. Secondo appuntamento con Nicola Arroccese, che ci parlerà della carta numero uno. Quindi numero uno. Ciao Nicola. Ciao a te e chiaramente sempre a tutti coloro che hanno, ci daranno la gioia di seguirci. Siamo alla carta numero uno, lasciata alla zero, il numero quello da zero. Iniziamo con il Bagatto, un personaggio giovanile. Il termine letteralmente dal francese sta per giocoliere, ma è un eufemismo e volerlo addolcire, perché la tradizione di una certa cultura religiosa dominante ha cercato sempre di opprimere quello da cui molto spesso ha copiato, ma può essere tema di altre analisi. Bagatelle in francese è quello che a Napoli fa il gioco delle tre carte o delle tre campanelle, nel mondo o come sia, poi sempre tre sono, questo è un dato forse che è un anatema che c'è dall'inizio dei tempi, ma di là da ogni cosa chiamiamolo prestigiatore e mago, perché i due termini a questa fase qui possono e devono, secondo tutta una grande scuola magica, coincidere, in quanto l'arte del prestigio, della meraviglia, è l'atto stesso della trasformazione di questo mondo. Vediamo alcune brevi leggi che sono rappresentate all'interno di questa carta e come eventualmente possiamo poi dare un consiglio ai videospettatori di utilizzarli anche per migliorare un po' l'esistenza. Questo mago, che è anche giocoliere, cioè sta giocando, ma giocando come per dire il trucco è l'elemento che vuole dimostrare che infatti la magia esiste, cioè non si vedono alcune cose, ma perché sono il nostro limite, non possiamo sapere forse qui perché ci siamo, come ci siamo, dove ci troviamo e da quando, ma sappiamo come manipolare alcuni oggetti. E gioca un primo elemento. A chi ha orecchie un po' più occhi in avanti, perché è avanti di certi studi, invito a guardare la carta che hai pubblicato giù i piedi. Il mago li ha in un modo strano. Uno è dritto, un altro è a 90 gradi, sembra, ed è una squadra, dal latino norma. E dopo un gioco di elementi, che adesso vedremo sul tavolino, un particolare tavolino, ha un cappello. Non è quello del matto, è un cappello un po' strano però. È attorcigliato in un modo tale da formare visibilmente un numero 8 orizzontale, simbolo matematico dell'infinito. Dalla conoscenza finita attraverso i quattro elementi che troveremo in tutte le tradizioni esoteriche. Tutte le tradizioni ermetiche hanno una sorta di iniziazione attraverso il viaggio simbolico nei quattro elementi. Anche in Africa lo stregone della più nascosta tribù fa a discepolo tre volte testa e pietra, tre volte la testa nell'acqua, tre volte la pazzo fuoco e tre volte le soffia in testa. Qui ha degli attrezzi molto importanti, sono il simbolo della terra, il pentacolo, quel talismano che ha e che indica con la mano destra appoggiato sopra. Ha la spada, la materia, la terra e il denaro. La spada che in magia simboleggia l'aria che fende, ha la coppa che rappresenta l'acqua, che non ha una forma ma l'assume a secondo del recipiente che la contiene. Sul tavolo tre elementi fissi e uno in mano, il bastone, la bacchetta, quello che in Harry Potter dice signor Potter, non è il mago che sceglie la bacchetta che sceglie il mago, cioè è l'elemento, quando il maestro, quando il discepolo è pronto, il maestro arriva. E ce l'ha in un modo più o meno nella stessa direzione che ce l'ha, l'aveva il matto, ma non poggia da terra, è a prendere come un'antenna le energie dei transiti planetari per trasferirlo sull'elemento della materia, l'energia che diventa materia, la formula di Einstein in un certo modo ripetuta. Per fare questo bisogna passare e andare dall'elemento terra, cioè dalla razionalità, alla prova dell'aria, di idealizzare, di avere un programma di idee, della immaginazione, sapersi adeguare. Quando il vento soffia il giunco deve piegarsi. Quando Darwin, fratello Darwin, ci ha dimostrato che in natura non sopravvive la specie più forte, bensì quella che riesce ad adeguarsi all'ambiente. È l'elemento di poter attrarre, dirigere con le formule, con la immaginazione o le parole, dall'alto con il bastone.
Esse rappresentano anche quattro principi fondamentali, ma prima di arrivarci vediamo questo gioco del tre. Tre elementi sono sul tavolino, un elemento in mano. Il tavolo, vi invito a guardarlo bene, e chiaramente avrà quattro zambette, quattro piedi. Qui ne vediamo solo tre. Una non è visibile. Tre si vedono, una è nascosta. Gli elementi della terra, acquaria e fuoco. Tre sono sul tavolo, uno. In tutto ciò che è natura, il tre, positivo, negativo, sintesi, maschio, femmina, nuova nascita. Però la nuova nascita dovrà unirsi a un altro elemento, se opposto, maschio, femmina, se femmina, maschio, per andare avanti. Così avviene nelle cerimonie anche iniziatiche, dove c'è una prova che viene fatta, in magia chiamata il rifugio, gabinetto di altrove, da soli, tre vengono fatte nel tempio. Se può sembrare un dato di leggende, che molto spesso andate a credere a queste cose, allora potremmo dire che c'è, e lo troveremo anche non solo questo riferimento scientifico, non solo in dottrine esoteriche, ma quelle che sta facendo il mago lo fanno anche in alcune religioni. Pigliamone una a caso, quella cattolica, traccia il segno detto della croce, tocca testa, petto, spalla destra, spalla sinistra, viceversa, non lo so, se non può confondere con quella magica e cabalistica, non vorrei fare errore, ma in ogni modo toccano quattro punti. Chiaramente staranno invocando quattro entità, ma che sono tre: Padre, Figlio, Spirito Santo. Si invocano tre elementi deificati in uno, divisi in trilogia, come vogliamo, e si toccano quattro punti, uno è nascosto. Chi è quel punto nascosto? Dovremmo farlo in altre situazioni oltre. Ma in ogni modo c'è sempre un elemento nascosto, il negativo, che consente all'elemento statico del 3 di attivarsi. Ma andiamo a dare il consiglio operativo, magico, alla magia operativa. La terra, l'acqua, l'aria e il fuoco, ognuno è collegato a uno dei quattro elementi di base del cammino magico. Volere, sapere, potere, tacere. L'atto della conoscenza è dato dall'acqua, la coppa da dove si attinge. Bisogna studiare, conoscere le leggi, come un capitano della nave deve sapere le leggi della navigazione. Osare, se pensiamo, se abbiamo conosciuto, ma non ci mettiamo in azione, traduciamo in pratica, non produciamo nulla. C'è il lato dell'elemento fuoco, abbiamo detto che è quello dell'osare, sapere. Volontà, volere sta per concentrare l'energia, la forza verso una direzione. A una discepola che non riusciva a intendere questo concetto, il maestro fece questa prova, l'ha presa, l'ha messa con la testa dentro a una bacinella d'acqua, tenendola forte. Aspettò, dopo, quando vide che non ce la faceva più, la tirò fuori. Disse: quando stavi là, stavi pensando all'amore, al denaro, ai soldi, ai vestiti? No, maestro, a cosa? All'aria. Quando penserai a quell'obiettivo come unico, lo avrai già verso di te. Ultimo elemento, il più difficile, il segreto. Si dice una discepola di Pitagora, per mantenere questo dato, si tagliò una lingua, ma non è andare nella storia e nella mitologia. Perché il segreto? Il segreto è la concentrazione di una forza. È come la macchinetta, quella del caffè e della moca. Se andiamo ad aprire, non sale, o la vecchia locomotiva, quella a vapore, ma lì si chiudeva tutte le valvole prima di partire e le apriva quando doveva fermare. Se inizio a parlare la parola il vento, tutto ciò che ho concentrato dentro di me lo disperdo, come un fiore che appena piantato devo proteggerlo dal vento. In pratica, quando vi nasce una nuova idea, un nuovo amore, un nuovo lavoro, una nuova cosa che volete costruire, per un po' di tempo, fino a quando non si è avviato, questa carta vi consiglia: non parlatene con nessuno. Se proprio per forza uno dovete, per motivi vostri, dirlo, ditelo, ma in modo che non sia a immagine e somiglianza del fatto vero. Metteteci una cosa aggiunta: non verrà succhiata, si dice in modo vampirisco, l'energia verso quell'obiettivo, e quell'obiettivo avrà molte più probabilità di realizzarsi. Perfetto, ottimo consiglio. Troppo buono. Ok, quindi anche oggi ci hai illuminato con il bagatto, e ci vediamo al prossimo arcano.
Senza dubbio, un abbraccio forte a te e a tutti.